io sono il referente di questo bel progetto importante e dovuto del Maestro Florio. Io ho l'onore di essere stato suo allievo e di aver frequentato la famiglia da oltre 40 anni, quindi come se fossi tra virgolette di famiglia. La grandezza di questo grande concerto è dare merito a chi ha istituito la prima classe di sassofono, ma non a Salerno, in Italia. Quindi bisogna puntualizzare questa grande realtà di Salerno, perché se ognuno di noi ha un posto di lavoro e ha il sassofono come punto focale principale, lo dobbiamo a una sola persona, che è il grande Maestro Florio. Okay. La giornata celebrativa in onore del Maestro Francesco Florio si svolgerà in due parti. Primo, ci sarà una giornata di studio su in conservatorio, di cui il referente è il maestro Lauro De Gennaro, e poi in seconda battuta un concerto evento al Teatro Agusteo, dove avremo ospiti i docenti dei conservatori d'Italia riuniti in un ensemble, che seguiranno un pezzo in prima assoluta scritto per l'occasione dal compositore Paolo Carlomè. A seguire il quartetto di sassofoni Guernica, che sono le prime parti della banda musicale dell'Aeronautica Militare, con musiche di Jean Francis, il Petit Quator. In effetti è una rappresentanza di tutte le scuole di sassofono d'Italia, riunite qui a Salerno. La seconda parte del programma vedrà impegnata la Big Band Swing Time, perché il maestro Francesco Florio, essendo sassofonista, è stato un'eccellenza sia nel classico che nel jazz. E avremo anche un ricordo della Salerno del primo dopoguerra, perché la musica, il programma che andremo ad eseguire sarà il jazz che portarono gli americani qui nello sbarco, quindi Glenn Miller, Duke Ellington e alcuni brani che venivano eseguiti nella ballroom del Tersicore, ovvero Harlem Nocturne, un solo che vedeva il maestro Florio impegnato in un solo lirico bellissimo, che verrà suonato dal nipote Franco Florio.